Allora, noi questa mattina ci siamo trovati in prefettura per la conciliazione amministrativa prevista dal 146, che è la legge di autoregolamentazione dello sciopero. Parto un attimo, faccio un po' di cronistoria di quello che ci siamo detti all'interno della riunione. Noi iniziamo nel 1 gennaio 2017 ad avere un nuovo direttore del CSA di area che decide in maniera unilaterale il taglio sostanziale delle ore assistenziali, cioè non sostituisce più le assenze improvvise. Da lì parte una serie di iniziative che durano circa 7 mesi e mezzo, su cui si arriva poi a un accordo ad agosto, che sostanzialmente questo accordo cosa dice? Che tutto quello che si vuole riorganizzare da parte del direttore deve essere condiviso con i sindacati, questa è la parte sostanziale, e che comunque preponderante diventa l'assistenza e perciò le ore assistenziali che mettiamo in campo. E successivamente, la faccio abbastanza breve perché dovrei raccontarvi sino a 8 mesi in cui abbiamo fatto 3 scioperi, decine e decine di manifestazioni, eccetera. Noi arriviamo poi a fare questo accordo in cui si comincia a delineare la possibilità di avere un percorso di confronto dove si possa parlare di organizzazione del lavoro, ma mettiamo sempre di fronte il tema principale che sono le ore assistenziali, perché senza le persone che accudiscono quelle persone, che ricordo stiamo parlando di anziani che, e non solo, insomma persone che sono in fine vita, perché dentro una casa di riposo, per quanto possa chiamarsi casa di riposo, è comunque il posto dove queste persone vanno a morire, e perciò parliamo di dignità, parliamo di assistenza vera, parliamo anche di un momento di una carezza, un momento di una parola, perciò questo per noi diventa la parte principale. E si comincia a parlare appunto di 3 sostanziali temi, almeno noi come sindacato poniamo sul tavolo 3 sostanziali temi. Uno è il discorso delle ore, come stavo dicendo, due è il discorso di un nuovo modello organizzativo, cioè un nuovo modello di fare assistenza, su cui il direttore più volte insomma ha espresso la volontà di farlo. Tre era anche una serie di accordi che si intendesse regolamentare, tutti i temi dell'ora di lavoro, eccetera, cioè proprio la parte del contratto integrativo aziendale. Su questa cosa qua non c'è stato nessun rispetto dell'accordo di agosto, non c'è stato nessun confronto vero sui temi che avevamo posto, finché arriviamo a un ulteriore accordo di gennaio che sostanzialmente chiede alla direzione, ecco il direttore che sta passando se vuoi fotografarlo, ciao direttore, ciao. Arriva in cui chiediamo che ci sia un vero impegno a sostituire queste assenze per malattia. Da quell'accordo non c'è stato anche lì nessun rispetto da parte della direzione, perché nessun OS è stato assunto, parliamo principalmente di personale assistenza, perciò OS. E arriviamo poi a giugno, a fine giugno, quando partono le ferie estive, in cui scopriamo da parte del direttore che non vengono più sostituite nemmeno le ferie estive, con un abbassamento importante delle ore assistenziali. Allora, premetto 2 cose molto rapide per capirci. Noi avevamo nel 2015 un bilancio che teneva, nel 2016 avevamo le prime avvisaglie di riduzione delle impegnative, perciò una piccola difficoltà nel bilancio. Nel 2017 e 2018 noi abbiamo risparmiato all'interno di quell'ente il costo del direttore, perché ce lo suddividiamo con altri 2 enti. Abbiamo risparmiato 2 apicali amministrativi del valore di circa 100.000 euro, perciò 50 direttore, 100.000 euro, 150.000 euro. Abbiamo ridotto l'assistenza di circa 11.000 ore, perciò sono altre 140.000 euro. Abbiamo sostanzialmente risparmiato circa 300.000 euro solo su queste voci. Sono stati licenziati, cioè hanno terminato il rapporto di lavoro in tempi determinati che erano stati assunti per la portineria, perciò abbiamo avuto un risparmio almeno intorno ai 400.000 euro. Il direttore ci dice che quest'anno queste assunzioni non le fa, perché ha un bilancio che va sotto i 250.000 euro per la mancanza di 30 impegnative. 30 impegnative equivalgono a 270.000 euro. Allora la mia domanda è, i risparmi che abbiamo fatto, i 400.000 euro che abbiamo fatto nel 2017, dove sono finiti? È effettivamente un risparmio quello che si vuole fare, o è solo una barzelletta perché noi alla fine vogliamo in maniera strutturale ridurre l'assistenza? Per noi questo è inaccettabile e non ci può spiegare che siccome il mondo va così anche noi dobbiamo andare così.